Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Subnautica Below Zero. Oggi i bug sono in agguato, con pesci che spariscono e pesci senza texture. Poi partiamo alla ricerca delle parti del corpo per il buon Alan, raggiungendo luoghi nascosti appartenuti agli alieni. Troviamo inoltre tante nuove specie di strani animali e sblocchiamo nuovi progetti. Buona visione! Scusate, qualcuno mi spiega perché voi siete nati nel giro di 5 minuti? Questo cavolo di uovo è lì da 2 giorni almeno e ancora non si è schiuso nulla. Il primo che ci si avvicina che se lo pappa lo picchio male, eh. Anzi, a proposito di cibo, sono ritornato effettivamente alla Serra di Marguerite e ho recuperato i peperoncini febbricitanti. Adesso li hanno tradotti in italiano. Ho scoperto che con i peperoncini febbricitanti più una pianticina che ho da queste parti, aha, eccola qua, la foglia della pianta di Preston, ci possiamo craftare un'insalatona di tutto rispetto. No, non sto scherzando, sono andato su Cibo Cotto e ho trovato la Macedonia piccante, un'insalata sorprendentemente deliziosa e dalle proprietà riscaldanti. In effetti non ha tutti i torti, ora che ci penso bene, non è un'insalata barra Macedonia vera e propria, ma qualcosa che abbiamo ricavato più o meno dalla natura del luogo, ma vabbè, dettagli. Ok, vediamo un po'. Non scade! Cosa vuoi di più dalla vita? Da 85 di cibo e 30 di acqua. È effettivamente la cosa più nutriente che abbia mai craftato fino adesso. Allora, dobbiamo ritornare indietro assolutamente a procurarci i semi della pianta del peperoncino, perché a sto punto io risolvo tutti i miei problemi di cibo. Allora, per il resto questo lo possiamo buttare nel frigorifero. E mi accorgo adesso che ho trovato un altro uovo di creatura. Ed è praticamente il cugino del nostro trivalve blu, da quello che ho capito. Dovrebbe essere solo una variante con un colore differente. Guardalo che carino, l'ho trovato in un altro bioma, a quanto pare. Ce n'era effettivamente più di uno. Se vi ricordate, nello scorso episodio ci siamo fatti installare nel cervello una sorta di entità aliena con la personalità multipla, a quanto pare. E adesso dobbiamo praticamente fare in modo che lui riesca a ricollegarsi alla sua rete di tecnologie aliene, in modo tale che poi potremo craftargli un corpo, così lo possiamo cavare dalla nostra testa. E neanche a farlo apposta, il prossimo artefatto degli architetti si trova proprio sotto la nostra base. E tanto che ci siamo, volevo anche craftarmi un altro po' di equipaggiamento serio più serio, come ad esempio la torcia da testa. Tuttavia mi serve una batteria agli ioni, pertanto devo recuperare cubo ionico, oro e minerale d'argento. Oddio, quanti cubi ionici avrò ancora? Ne ho solo uno, mi sale la tristezza. Vabbè, oro e argento non sono un problema. E ho scoperto che le pustole di radice sono effettivamente dell'ottimo carburante per il nostro bioreattore. Quindi me le porto via e poi vedo di alimentarcelo. Allora, nel frattempo ci craftiamo un'ulteriore batteria agli ioni. Appena possibile voglio fare in modo che tutti i nostri veicoli abbiano le celle energetiche a ioni. Ma mi serviranno molti più cubi. Vediamo un po'. Sì, va a sostituire il mio cavolo di respiratore. Oh, maronne, fa davvero un sacco di luce. Porco cane, guarda che roba. Scusi, buongiorno, buon uomo, anzi buon pesce. No, non volevo entrare in là. Perché gioco? Te la devi sempre prendere come... Scusi, venga qua che se no la cieco. Ma dimmi te, sti abusivi. Ok, nel frattempo ho riequipaggiato il nostro rirespiratore. Tuttavia nessuno ci vieta di portarcela via e in caso di necessità la possiamo equipaggiare. Allora, il nostro bioreattore è completamente scarico, quindi mettiamoci queste pustole di radici. Da quello che ho capito generano ma proprio una cifra di corrente, eh. Quindi dovremmo essere a posto sotto quel punto di vista. Ed inoltre volevo anche craftare alcuni cilindri luminosi, non sono altro che dei bastoni luminosi, che possiamo piazzare là fuori all'occorrenza e faranno luce infinita, quindi non li dobbiamo alimentare né a batterie né con la nostra base. Pertanto possiamo tranquillamente distruggere il riflettore che abbiamo craftato lo scorso episodio. Perfetto. E lo possiamo tranquillamente sostituire, come dicevamo, con la suddetta lucina. Peraltro la posso utilizzare pure io in caso di necessità, ma penso che la possiamo tranquillamente, maronne mi sto accecando, piazzare in giro. Gioco, non me la fai piazzare sulla basetta? Ma che rompi maroni. Tuttavia me la fa mettere tranquillamente qua. Oh, non male, non male. Vediamo di metterne casomai più di una, così che la notte almeno riesco a vedere qualcosa. Ribadisco il vantaggio poi che non consumano corrente ed eventualmente le possiamo anche utilizzare per illuminare il percorso. Invece nel nostro armadietto quantico vediamo di lasciare casomai una bella insalatona, che se mi viene fame, almeno anche se sono là fuori, posso cercare di mangiare qualcosina.
Ok, aspetta che prima di partire mangio il pesce che ho recuperato all'interno della nostra base. Ottimo. E vediamo di salire a bordo del Sea Truck. Allora, vediamo quindi di raggiungere il prossimo artefatto degli architetti. Per nostra fortuna è Alan stesso che ci indica dove si trovano, così che non siamo costretti a girare a vuoto. Oh, che bello. Credo proprio che il prossimo si trovi nella zona delle fumarole. Oh, santo cielo, ditemi che non devo scendere di nuovo là sotto. Mi sono già cucinato di brutto lo scorso episodio. Oh no. Oh, io qua non posso passare con il veicolo. Dannazione, mi sa che devo scendere e procedere da solo. Oh, porco cane. Questo è un gigantesco problemone. Ok, evitiamo di cucinarci più del necessario. C'ho paura. C'ho tanta tanta paura, sarò onesto con voi. Peraltro è pieno zeppo di risorse. Guarda che roba. No, vabbè, c'erano i diamanti a questa profondità? Ma no! Ma adesso lo scopro! Ok, abbiamo trovato nel frattempo un uovo di Cryptosuchus. No, grazie! Uno è più che sufficiente. Guarda, diamanti dovunque! Bastava solo rischiare di morire cucinati e te li potevi procurare. Mentre invece da quest'altra parte una grandissima quantità di oro. Ui, no, aspetta, aspetta, aspetta. Questo mi serve per i componenti elettronici più avanzati. Guarda, oro! Prendi tutto così non devo tornare in miniera. Va che botta di chiurlo. E vabbè, ho fatto una... una scorta incredibile. Robin, I have something important to share. Dica. Yes, although you cannot know for sure what it is, but it is certainly of significant import. I know. Credo sia in quel periodo del mese. Ha un attimino le ovaie girate dopo che si è fatta installare contro la sua volontà un tizio nel cervello. Ma vabbè, dettagli. Quindi ci ha mandato un nuovo contatto. Sì, artefatto degli architetti PK8, che si trova a poco più di un chilometro di distanza. Buongiorno signore, come va? Tutto bene? Se vi ricordate, non mi ricordo se era in questo Subnautica o nell'altro, ce n'era uno talmente tanto grande che ci potevamo entrare all'interno. Aspetta che gli faccio una scansione veloce veloce, sperando che non mi aggredisca. Male male. È un vegetante valvolare giovine. E beh, si vede, praticamente non c'ha una ruga. Ok, non so neanche se sia una pianta o un animale. Tecnicamente è un animale con un ecosistema all'interno di se stesso. Ok, mi sto avventurando in un nuovo bioma, se non ricordo male. Oh, eccolo qua. Sapevo io che si trovava da queste parti. Wow, sei ancora più maestoso di un tempo. Guardalo. E vabbè, l'han fatto tanto bene. C'è qualcosa che mi sta per attaccare. Oh no, ci sono quelle creature grandi più grandi. Allora, fatemi fare una cosa furbina furbina. Praticamente queste creature cosa fanno? Si mettono vicino alle fumarole in modo tale da poter immagazzinarne il calore. Penso che serva effettivamente per poi alimentare le piante che hanno dentro di sé. Guardalo che non sei strano forte. Vediamo un po' se posso ancora entrarci. E... scusi, le sono entrato dal chiurlo. O credo che fosse la bocca, non lo so nemmeno io. Wow. Ok, qua dentro siamo decisamente al sicuro. E posso anche scansionare qualcosa. Il vegetante valvolare, guarda che roba. È la più grande area di scansione che abbia mai visto. Devo ricordarmi che qua dentro non si può respirare. Ok, perfetto. Che spettacolo. Spettacolo di creatura, peraltro. Se non ricordo male, c'erano anche delle risorse che ci potevamo procurare. Come ad esempio la pianta spirale. Aspetta che prendo un po' di campioncini, perché di sicuro mi servirà per il crafting. Guarda, è pieno zeppo di risorse di quella specie di pianta. Per il resto, come vi ho detto, questa creatura è un po' come il Fuffy del primo Subnautica. Tranquillo, pacifico e gigantesco. Puoi fare qualunque cosa e lui non ti rompe i maronzoli. Ok, vediamo di tornare fuori. Mi sento come se fossi appena stato partorito. Come dicevo, in questo bioma non ci siamo effettivamente mai stati. E come potete notare si estende anche per una... Oh mio Dio, discreta profondità. Sì, è pieno zeppo di gallerie là sotto. Ci torniamo casomai o più avanti o nei prossimi episodi. Per adesso concentriamoci e vediamo di raggiungere... Signore, non faccia caso a me. Dicevo, e vediamo di raggiungere il prossimo artefatto dei precursori. Scusi, le do una leggera scarica elettrica. Oh no, l'ho fatto solo arrabbiare. L'ho fatto solo arrabbiare. Ricarica. Ok. Porco cane. Per fortuna con le batterie stracariche adesso. Direi di andarcene, direi veramente poco tanto di andarcene. Allora, misteriosamente sono dovuto ritornare nella zona delle miniere, perché l'artefatto che mi segna poco distante è quello che avevamo già trovato quando ci sono venuto con la muta prone. Vabbè, forse vuole che lo riscansiono. Ok, ho dato un'occhiata in giro, ma non mi sembra che ci sia altro. Probabilmente ad Alan serviva semplicemente venire qua. Ok, passiamo al prossimo.
Ok, nel frattempo Alan mi sta chiamando, dica. Mi sento un po' offeso, My body is anything but inferior. I work hard for my body to be able to do what it does. Yes, but its overall form is not ideal. For example, consider its use of primitive ball and socket joints. Is there anything you don't find primitive? Humans bartered with evolution to get more brain wrinkles and opposable thumbs. It is true, the opposable thumb is excellent. But all corporeal forms are temporary. The ability to be reborn when a body breaks down is paramount. My body is my own and I cherish it. It grows with me. Humans have one life. We plant trees we can never experience the shade of. We build for the next generation. Noble, but again, truly inefficient. You are incredibly frustrating, you know that? I hope to see the forms of my people again. Ok, ed in effetti mi ha sbloccato un punto molto interessante che ci porta al deposito dei corpi degli architetti. Oh, finalmente stiamo facendo dei passi avanti. Oh no, siamo di nuovo nella zona delle ninfee e dobbiamo scendere parecchio peraltro, di circa 415 metri. Gioco, ti prego, non mi dire che devo ritornare nella zona dei cristalli. No, 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 io non ci torno. Ok, poteva anche chiedere per favore però, santo cielo. I strongly sense my people's technology nearby. A body component is near. Sì, ma poi tocca trovargli le gambe, la testa, le braccia. Il problema è che dobbiamo scendere per ancora 160 metri. E io ho raggiunto il fondo della caverna. Ci siamo stati, se vi ricordate, negli scorsi episodi, proprio sul finale. Allora, vediamo un po' se troviamo un passaggio che ci permetta di scendere ancora. Oh, questo è un buon indicatore. Di solito è il segnale che indica quando siamo vicini a degli artefatti. Ok. Oh, ho girato come un pirla per un'ora. Stiamo scendendo. Oh, buongiorno. Non mi aspettavo che ci fosse anche lo squalamaro qua sotto. Levati, pezzentone. Ok, stiamo andando in direzione corretta. Siamo praticamente arrivati. Dimmi che anche una struttura protetta con ossigeno all'interno e sarò un bambino molto più felice. Ci siamo, ci siamo. Oh mio Dio, deposito dei corpi degli architetti. Oh, perfetto. Qualcuno lassù mi vuole bene. E se siamo fortunati, troveremo anche dei cubi ionici. Ok. Beh, una cosa è certa, in questo luogo non ci sono mai stato, nemmeno nelle versioni precedenti. Diamo un po' un'occhiata, però... Complimentoni, sviluppatori, vi siete dati proprio un sacco da fare. Che spettacolo di posto, ui! Oh mio Dio, questo è uno dei corpi originali degli architetti? Prima che probabilmente trasferissero la propria coscienza all'interno di una macchina. This component you found. Oh, e abbiamo sbloccato un nuovo progetto, scheletro di architetto. Guardali, come se la tirano tutti i sapientoni e professoroni. Abbiamo trovato una pianta ornamentale antica. Scusate, se io la volessi portare via con me, non è che li posso tirare un paio di coltellate. Mi dai un paio di semi, no, Porco cane, il DeLonghi Gamer non è degno. Da quest'altra parte invece abbiamo delle fioriere aliene. Capisci che sono aliene perché se la devono tirare. E deve esserci ovviamente la lucina perché fa figo e fa tecnologico. Queste peraltro sono piante che c'erano già sul primo Subnautica. No, non mi dire che non me le posso portare via. Sono solo estetiche, ma dai. Le avevo dovunque nella mia base. Scusate, non per criticare, ma un paio di cubi ionici all'entrata però me li potevate lasciare, così come regalo di benvenuto. Sti alieni tirchi e i loro maledettissimi cubi ionici. Vabbè, poco male, vediamo di tornare là fuori e proseguiamo verso la prossima zona. Anzi, fammi dare un'occhiata. Ah, dica! I would really love it if you could stop referring to me as a storage medium. Your body. My body is a significant part of who I am and how I experience life. It is different from us. Clearly, or you wouldn't have been hanging out in that sanctuary waiting to hitch a ride with me. How did you get in there anyway? I don't know how much I should tell you. Not a flattering story? We came here in search of a cure for the Kara bacterium. What? Thousands of years ago? I do not experience time as you do, but yes, that is technically correct. My body was infected before a vaccine could
could be developed. Porco cane! I uploaded my consciousness to the sanctuary for storage. Then what? I waited. What happened to the others? I do not know for certain. Some left, others perished. Over time, my connection to them grew weaker. I cannot sense them now. Alan, I know you wish me to leave your body. For that, we must find two more parts. Yes, okay, but what I was going to say was, I'm sorry. Why? You have done nothing wrong. Not sorry like an apology, sorry like I feel empathy. Are all your human languages so confusing? Cercavo di essere gentile, eh? Ok, ok. Poverino, lui non capisce effettivamente come ragionano gli umani. Siamo più noi comprensivi della sua condizione che lui della nostra. Ma vabbè, dettagli. Allora, abbiamo trovato quel cavolo di corpo. Ora non ci resta che ritrovare la via d'uscita perché mi sono perso tantissimo. Perfetto, eccomi ritornato in superficie. Yay! Solo 10 minuti dopo, ma vabbè, dettagli. Allora, nel frattempo Alan mi ha comunicato un altro punto di interesse, un altro artefatto degli architetti che si trova a 2 km dalla mia attuale posizione. Oh, santo cielo, c'è neanche un altro da quella parte. No! Stati buono che ti do la 220. Pusha via di qua. Oh, nonostante abbiamo le batterie iperfaglie, devo dire che pian pianino il livello di corrente sta comunque scendendo. Ok, dovrei essere praticamente arrivato nei pressi del prossimo artefatto e... Ah, ho capito dove siamo. Ci siamo sempre stati negli scorsi episodi. Oh, neanche a farlo apposta, il Delon Gamer ha scoperto i luoghi nascosti così per pura casualità. The artifact you found contains traces of information suggesting what has become of my people. Ok, e io che pensavo che fosse una sorta di gigantesca trivella aliena. Potrei anche andare a dare un'occhiata velocemente. Sì, adesso vado a bere, ma no, direi che è meglio non mettere i miei santi piedini là sotto. Vediamo un po' se me lo fa scansionare di nuovo. No, il gioco dice mi ritengo già soddisfatto di quello che hai fatto Delon Gamer. Proviamo forse a dare un'occhiata veloce veloce. Sto facendo una boiata. Sì, sto facendo una boiata. Torna su, torna su. Sono colto dal panico. Signora, ho capito, devo mangiare, devo bere. Non mi rompa i maronzoli che c'ho la mega Macedonia piccante. Fantastica la mia nuova Macedonia. Peraltro, per craftarci effettivamente lo scheletro dell'architetto abbiamo bisogno della polianilina e sappiamo come craftarcela, le fibre sintetiche e ce l'abbiamo e l'aerogel. Ho tutto, praticamente per lo scheletro ho già praticamente tutto, io che mi aspettavo qualche lega metallica strana e aliena e invece no. E neanche a farlo apposta, il mega craterone si trova praticamente sotto la serra della signorina Marguerite. Se io adesso vado in superficie posso tranquillamente andare a recuperare i semi della pianta piccante, che mi pare effettivamente l'idea migliore. Buongiorno superficie, Wii! 20 milioni di gradi sotto zero. Allora, siamo... Sì, sì, siamo praticamente arrivati alla spiaggetta, avete visto? Lassù c'è la serra. Ok, spero di avere abbastanza spazio nell'inventario. Aspetta che mi do anche una mossa, perché sennò io qua ci muoio congelato. Anzi, ne approfitto prima di tutto per raccogliere un paio di campioni, perché nota signorina, c'ha parecchia sete. Ok, molto meglio. Wow, che spavento! Porco cane, ho fatto un salto assurdo sulla sedia. Signore, lei è buggato in un punto brutto. Comunque vedo che non mi dà i maledettissimi semi dannazione. Oh, noto che in questa caverna almeno non fa freddo, mi consolo. Senti, provo a portarne via almeno un paio di campioni e vediamo se casomai riesco a seminarla. E questo che diavolo è? Aspetta, cos'è? Una strana foca aliena, buongiorno. Oh maronne, sei brutto proprio. Porco cane, se sei brutto amico mio, sei un pinnacaride. Maronne. Ok, questo non l'avevo incontrato negli scorsi episodi. Mi domando se ci siano anche le sue di uova. Tanto tutte le creature di sto cavolo di posto nascono dalle uova. Allora, ho girato per un 5 minuti avanti e indietro, non ho trovato nulla. All'improvviso, cosa ti trovo sopra questo iceberg sommerso? Un uovo di creatura. E quando dice uovo di creatura e non ne specifica il nome, è qualcosa che fino adesso non abbiamo mai incontrato. Se sono fortunato, visto che la colorazione sembra più o meno uguale, dovrebbe essere un uovo di pinnacaride. Ok, allora vediamo di ritornare intanto al nostro veicolo, perché di sto passo sennò qualcuno mi mangia vivo qua. Ok, quantomeno sembra una creatura pacifica. Si fa i cavolacci suoi, non ha tentato di sbranarmi. Mi ritengo soddisfatto. Sì, sei strano forte e mi fai anche abbastanza schifo, ma vabbè, dettagli. Perfetto, eccomi ritornato. Se notate che il nostro Sick Track ha subito un po' di danni, è perché sono stato aggredito da un mostro gigantesco. Ho fatto un salto sulla sedia, anche perché mi stavo addormentando, che non ho dormito niente stanotte, il viaggio era noioso, e improvvisamente sono stato sbranato.
Oh mio Dio. Ok, allora aspetta che vedo anche di riparare sto cavolo di veicolo. Un altro paio di mozzicate e probabilmente il povero Pierfranchio sarebbe esploso male male. Ottimo, mi stanno anche ricaricando le batterie. Qui là, buoni. State buoni, non facciamo follie. Allora, vediamo anche di buongiorno. Cosa? Diavolo. Gioco? Ti sei dimenticato alcune texture, direi. Facciamo finta di nulla, cioè è Subnautica. Ormai questo e altro mi accade di solito. Sì sì, è buggato male forte. Aspetta un attimo, la creaturina è nata nel frattempo? Buongiorno, il pesce col buco. Dove boia è finito? C'è troppa gente qua dentro, eh. Allora, o qualcuno di voi furbacchioni se l'è pappato? E non faccio nomi, squalo piovra? O si è buggato male da qualche parte? Non so dove sia. Mi è arrivata la notifica che si era schiuso l'uovo e per questo ero tornato alla base. Senti, facciamo finta di nulla che è meglio. Non ne voglio sapere nulla. Lascio anche l'altro uovo di creatura. Perfetto. Probabilmente era pure buggato oppure si sta aggirando all'interno della mia base. Oh, una cosa è certa. Come riesco a pigliare io i bug, pochi ci riescono, eh. E non mi ci devo neanche impegnare. Allora, per adesso vediamo di piantare... ok, il tutto nella fioriera. Ah, diventano la pianta direttamente quando ce li metti dentro. E ora gli dobbiamo dare abbastanza tempo in modo tale che crescano e a loro volta mi diano 4-5 frutti per pianta. Oh mio Dio, ti piace vincere facile? Ponci, ponci, popopon e vai giù di insalatone come non ci fosse un domani. E ora che ci penso, mi sono completamente dimenticato di potenziare la nostra cara buona vecchia sala scanner. L'abbiamo costruita un sacco di episodi fa, ma il DeLong Gamer se n'era dimenticato. Allora, mi servono dei microprocessori. Ah, ci mancava la magnetite. È vero. Adesso sono tutte risorse che abbiamo, non dico in grande quantità, ma che di sicuro abbiamo già trovato. Tanto lo so che devo ritornare nella zona dei cristalli. Allora, neanche a farlo apposta abbiamo proprio 2 unità di magnetite e un microprocessore. Ok, è stato più semplice del previsto. Perfetto, e quindi possiamo tornare al fabbricatore e craftarci il chip di interfaccia per la sala scanner. Così vedrò direttamente i contatti nel mio HUD e il potenziamento del raggio della sala scanner, che per adesso, se non ricordo male, è di 300 metri, infatti. Quindi possiamo installare tranquillamente il modulo, che peraltro è cumulativo. Se io ne craftassi un altro, ovviamente salirebbe a solo 50 metri in più. Oh, ok, in effetti si è espanso, come potete vedere. Sì, ma 50 metri di raggio non è che sia poco più di tanto. Vabbè, meglio che nulla. Vediamo per adesso di trovare qualche pustola di radice. Effettivamente mi farebbe comodo, perché la mettiamo nel nostro bioreattore. Poi io non devo fare altro che... Ah, si è autoinstallato il chip, perfetto. E quindi, come vi dicevo, pian pianino vedete che i contatti compaiono direttamente sul nostro schermo. Poi a un certo punto ci sarà l'HUD completamente pieno di contatti e toglierò violentemente il chip. Ciccio, posso essere onesto? Cominci a starmi sui maroni. Ma proprio un sacco sui maroni. Ah, santo cielo, senti, vediamo di rilasciarlo qua. Devi restare qua, non me ne frega, non ti devi fare i giretti. Guarda il tuo amico, è tutto buggato, ma almeno non rompe i maroni. Oh, perfetto, con tutti i diamanti che ho trovato posso continuare la mia collezione di Swarovski. Praticamente è qualcosa di incredibile. E nel frattempo ci possiamo craftare il corpo per il nostro Alan. Mi serviranno un bel po' di risorse, quindi di sicuro mi devo craftare l'aerogel. E questo è fatto, le fibre sintetiche. E poi dovrebbe esserci la polianilina, che tuttavia mi richiedeva le spore fiorenti. Aspetta un secondo, spore fiorenti. Aspetta un secondo, che per nostra fortuna abbiamo seminato i funghetti lo scorso episodio. Ho detto così, suona male. Quindi ne ho in quantità ben più che sufficiente da potermi craftare l'acido cloridrico, che a sua volta poi serve per la polianilina. Maronne ragazzi, io neanche fossimo a lezione di chimica. Scusate l'ignoranza, ma io lo scheletro dove lo crafto? Perché non dispongo della tecnologia necessaria. Oh, probabilmente ci sarà una macchina o un laboratorio degli alieni in cui dovremo portare il tutto. E che cocchio. Vabbè, poco male, ci siamo presi avanti per adesso. Porco cano, tutti gli armadietti pieni. Guarda che roba, ci sono risorse talmente ovunque. Dicevo, per adesso butta tutto nei nostri armadietti e tornerò a recuperare il tutto in futuro. E ho la vaga impressione che là sotto ci sia proprio una grande quantità di pustole di radice. Oh, ok, sì, come l'ho detto che poi diventava fastidioso. Ecco qua, spegniamo l'HUD. Non potevano metterci un pulsante per staccare il chip? No, devi andarti a occupare uno spazio nell'inventario, perché è ovvio. Perfetto, ritorniamo a bordo del nostro Sea Truck. Dimmi che l'hai ricaricato 100%. Oh,
Cosa vuoi di più dalla vita? Vorrei non essere sbranato ogni 5 secondi, che non sarebbe male. Ok, stavo raggiungendo il prossimo artefatto, che curiosamente si trova molto in alto, e sono finito in una zona brutta, ma tanto brutta. Che schifo! No, statemi lontano che mi fate salire i peggio incubi. No, via di qua. Peraltro adesso che è scuretto, vi si nota anche troppo. Anzi, vi si nota proprio lontano un chilometro. Statemi lontani. Ho la vaga impressione che il prossimo artefatto si trovi probabilmente in superficie. Oh! Ok, ho aspettato un attimo che sorgesse il sole perché non si vedeva nulla. E direi che siamo arrivati. Aspetta un secondo. Credo di sapere dove siamo. O anche no, c'è un ponte crollato. Dove boia sono finito pure io? Pensavo che saremmo finiti in quella base dell'Alterra che si trovava nella zona dei ghiacciai. Oh mio Dio, non mi dire che hanno cambiato completamente la zona. Oh no, fa anche un freddo bestia da queste parti. Ok, diamo un'occhiata, sicuramente troveremo... cos'è? Una nuova strana pianta? È un bulbo marsupio. Preferivo non saperlo, non lo tocco nemmeno che mi piglio le malattie. Aspetta, qui è una viola conica glaciale. Cioè, ragazzi, non è che volevo far super quark io però, Allora, là sopra c'è un passaggio in effetti. Oh, mi sa che quel ponte tuttavia è completamente inagibile se non lo ripariamo. Allora, se guardate bene c'è una grotta che contiene effettivamente l'artefatto degli architetti. Possiamo passare tranquillamente da qua. E ma che sfiga! Dai, una volta tanto che sono in superficie e mi coglie anche la grandine. C'è anche del titanio, ma per adesso siamo a posto. Dimmi che all'interno mi posso riscaldare. Sì, ok, la temperatura sta risalendo di nuovo. E direi a questo punto di tenere fuori la torcia. Sì, perché ho lasciato indietro purtroppo la mia torcia da mettere sulla testa. Una volta tanto che sono fuori dall'acqua. Porco cane, era il momento giusto. Salve. Oh, cubo ionico, vieni da mammina. Ok, ah, questo artefatto. Cos'è sta roba? Location where we may find an important component for my body. Okay. The image is hazy, but I am sure it is correct. A stark surface landscape, dangerously cold. Curved spires stretch to the sky. Che bella immagine che mi ha messo nella testa, buon uomo. Ma vabbè, dettagli, vediamo un po' cosa abbiamo trovato. Minerale d'argento. Un po' ne possiamo casomai portar via. Per il crafting dei componenti elettronici. Tu recupera tutto, ottimo. E possiamo fare anche una scansione di questo gigantesco artefatto degli architetti. Mi sa che è una sorta di sala server. Non sembra una server farm in effetti. Immagino che non lo scopriremo mai. L'Alterra comunque c'era già arrivata. Ok, nel frattempo... Ok, non grandina più. Mi consolo, volevo dare magari un'occhiata veloce alla zona circostante. Sempre ovviamente che il freddo non mi uccida prima. Mi posso riscaldare direttamente a questi geyser. Oh, meno male. Ok, teniamoli d'occhio e se li individuiamo approfittiamone senza un minimo di rispetto. Non mi fermo adesso a raccogliere tutto. Casomai mi butto in acqua qualora avessi troppo freddo. Beh, una cosa è certa, questo posto è migliorato davvero un sacco. No, davvero, hanno fatto un ottimo lavoro con questo gioco. Appena avremo la Snow Fox ci potremo muovere tranquillamente fin tanto che non incontriamo i vermoni, quelli uber giganteschi. Aspetta, aspetta, c'è un'altra grotta. E che ho paura di trovare la fauna del luogo, che è decisamente poco ospitale. Ok, mi sa che non c'è molto altro da questa parte. Probabilmente le montagne ci precludono l'accesso alla zona più interessante. Quindi sì, dovremmo trovare un modo per riparare quel ponte. Allora, aspetta che mi reimmergo in acqua. Oh no, proprio in parte a voi. No, no, stammi lontano, medusa oculare. Non voglio avere proprio nulla a che fare con te. Si stanno avvicinando? Sì, si stanno... No, mi sale un'inquietudine che voi non ci avete idea. Torniamo velocemente da Pierfranchio prima che disinstallo il gioco. Buono dai, io direi comunque che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo continueremo ad esplorare la zona alla ricerca delle altre parti del corpo per il buon Alan. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace per continuare la serie e noi ci vedremo nel prossimo episodio se riesco a non avere incubi stanotte per via di tutte ste creature orribili. Ciao ciao!